Amici di Run Today, bentornati. Siamo a una nuova puntata di Pasta Party e siamo qua con Giulia Jones e oggi parliamo di Venice Marathon. Ciao Giulia. Ciao, buona giornata. E parliamo di Venice Marathon che sarà il 28 ottobre, Sì? nuova edizione, sempre bella, sempre affascinante. Te la segui da tanti, tanti decenni, credo. Dal 1999, perciò facciamo 19 anni quest'anno, sì. Ormai insomma, gli anni passano, anch'io personalmente ricordo forse la prima edizione con cui ho iniziato proprio a seguirla assiduamente era tipo il 95, qualcosa del genere. Non sono mai mancato alla Venice Marathon perché è davvero un appuntamento da non perdere. Mancano 5 mesi. La Sì. domanda è possibile preparare una maratona in 5 mesi, ovviamente partendo quasi da zero o insomma, quando non si corre ancora. Beh, per un programma di allenamento specifico maratona, se uno sta iniziando quasi da niente, cioè non ha mai fatto una maratona, oppure sono anni che non fa maratone, secondo me ci vogliono 4 mesi. In questi 4 mesi, 2 mesi di base, cioè di allenamenti molto molto blandi, per poi darsi da fare negli ultimi 2 mesi. Però partire da una base di 10 km, cioè se uno riesce a fare 10 km, allora può iniziare a allenarsi per la maratona. Meglio se è più vicino alle 60 minuti o sotto. Cioè, se uno completa questi 10 km in un'ora e mezzo, magari l'edizione del 2019 è Può meglio. aspettare un attimo, Sì. però vabbè, tutti comunque possono avere questo sogno Sì. della Venice Marathon e sarà anche comunque facile arrivare al traguardo, ovviamente con un po' di allenamento, perché ci saranno i pacer che Pacer. tu hai portato in In Italia per la Italia. prima volta nella Venice Marathon del 2000. I pacer saranno ovviamente gestiti da te. Raccontaci cosa succede con come si fa a seguire questi mitici palloncini alla Venice Marathon? Dunque, a Venezia noi abbiamo dalle 3 ore alle 4 ogni 10 minuti, perciò 3:10, 3:20, 3:30, eccetera. Poi 4:15, 4:30, 4:45, 5 ore. E poi chiudiamo con 6 ore. Molti mi hanno chiesto 5 ore e mezzo, perché no? Almeno per me come runner 5:30 non è un obiettivo. 5 ore può essere un obiettivo, 6 ore per dare un segnale che qui si chiude, però in quell'ora un po' un vuoto, però è voluto. Come si seguono? Noi abbiamo una strada di partenza abbastanza larga, che anche tu hai fatto pace per me per Sì. diversi anni. Quante perdete? 4 ore. Mi sembra sui 3 minuti, 3 3 minuti, minuti, sì, sì. dal real time al tempo dello Ecco. sparo. Mi sembra 3 minuti che vengono recuperati comunque con totale calma, che mi ricordo di averli recuperati forse verso il 20° chilometro addirittura, quindi Sì. molto, molto blanda come cosa, senza strappare Io all'inizio. Questo chiedo era un po'. sempre che vengano recuperati entro la mezza Sì, maratona. così era accaduto. Perciò chi segue dico di essere consapevole dove sono. Però non devono stare appiccicati proprio accanto. Poi, secondo me, i pacer sono fondamentali nei primi 5 km per non partire troppo Certo. forte e poi, ovviamente, nella seconda metà di gara. Infatti tanti ci chiedono, ma andiamo, 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 calma, Calma, calma. esatto. Comunque io ci sarò nella squadra pacer di Giulia Jones alla Venice Marathon, le 4 ore mi trovate, ma come ha detto ci sono tutti i tempi disponibili. Un tuo saluto agli amici di Pasta Party, ma anche della Venice Marathon. Ci vediamo a Venezia il 28 di ottobre e se avete domande sugli allenamenti potete anche andare sul sito di venicemarathon.it e sapere qualcosa degli allenamenti. Va bene, ciao a tutti! Grazie.